Calignaia, acqua fresca, mare calmo, tanto sole, tanta gente, splendida giornata di mare, in lontananza, il castello del Sonnino, se mi riesce ora faccio un po' di zoom. Gran bel posto, il Sonnino era uno che sicuramente ci apiva e ci apiva tanto, si è fatto il castello lì. Un posto così lo trovate lungo la costa labronica oppure andate in Sardegna o in Corsica. La spiaggia incomincia a essere bella piena, giorno festivo. Acqua fresca, mare pulito, tanta gente, tanto sole, bel panorama. Per tutti quelli che restano al mare tutto il giorno, vi consiglio di mangiare poco o comunque far passare sempre almeno 2 ore e mezzo, meglio 3, tra il pasto e il bagno. Se no ci potete anche schiattare e poi vi rovinate la giornata. Un saluto. Acqua bella fresca, pulita, il sole picchia forte, ci vuole la crema, almeno 20 di protezione, meglio 30 o più. Per il resto, gran bella giornata di sole e di mare. L'acqua non è marmata come era invece l'altro anno, negli stessi tempi, nello stesso periodo. Un saluto a tutti i poveri cristi che non stanno in una città di mare. Ciao. Lunedì la spiaggia è più vuota, l'acqua è un pochino più calda di ieri, mare calmo, tanto sole, bel panorama, posto veramente fantastico. Io ora salgo le scale, vado al bar, al take away e mi piglio una porzione di spaghetti allo scoglio che danno in vendita, prezzo modico, pasta asciutta esagerata, porzioni abbondanti, io ve la consiglio. Mentre voi meditate se comprarla o non comprarla, io vado su, me la compro e me la sbafo. Un saluto. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Mia Calignaia Estate 2020 speciale fondale. In questa puntata salperemo dalla baia centrale di Calignaia dai massi centrali e accenneremo a fare una breve ricognizione nel profondo blu oltre i bordi del tappeto di sabbia della baia centrale di Calignaia. Buona visione! Tra parentesi, incontreremo anche un insolito amico